Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Ho sentito dire tante persone, no, io il diaframma non lo utilizzo mai. In realtà noi lo utilizziamo tutti i giorni, tutti, è solo che a volte non ce ne rendiamo conto. Vi do degli esercizi simpatici per capire come si utilizza il diaframma. Cantare in libertà. Intanto una corretta respirazione diaframmatica la possiamo trovare sempre su questo canale, c'è una puntata dedicata alla respirazione, mi pare si chiami Perché respiriamo, cercatela, e intanto capirete bene come respirare. Ma noi utilizziamo il diaframma un sacco di volte, anche se non ce ne accorgiamo, tipo quando soffiamo l'aria dal naso. Se noi ci soffiamo il naso, vedete bene che utilizziamo il diaframma. Oppure se diciamo R, corta, il diaframma sobbalza, quindi noi ce ne accorgiamo che lo stiamo utilizzando. Un'altra curiosità, se noi emettiamo aria fredda, non succede nulla, mentre se emettiamo aria calda, utilizziamo il diaframma. Ma una cosa simpatica è quando noi ridiamo che lo utilizziamo. Facciamo degli esercizi a pianoforte utilizzando proprio la risata. Partiamo sempre dalla nota Do, che sappiamo essere quella prima dei due tasti neri, e utilizzando la A proprio ridendo, in questo modo, facciamo sobbalzare il diaframma e faremo. Cercando di mettere anche un po' d'aria per staccare le note. Se andiamo a Do diesis, Re, possiamo utilizzare la A oppure anche le altre vocali, tipo utilizziamo la I, la O. Vi rendete proprio conto che il diaframma sobbalza. Con la U facciamo una risata un po' più ridicola. Quindi se noi ridiamo, ma dobbiamo davvero ridere, andiamo avanti. Ci rendiamo conto proprio che il diaframma si muove e in questo modo noi poi possiamo. Andiamo ancora al Do, fare. Fermarci mantenendo quel supporto diaframmatico. Perché abbiamo già agganciato il fiato sul diaframma. Fatelo sempre nei limiti, senza andare mai all'estremità della voce, solo per capire bene come gestire la voce attraverso l'appoggio diaframmatico. Come avete visto, questo era un esercizio abbastanza divertente e l'utilizzo pratico, vi faccio un esempio di una canzone, Mina, l'importante è finire. Sapete bene che fa l'importante è finire. E non l'importante è, ma è, una specie di risata leggera. L'importante è, agganciamo, è finire. In questo modo possiamo utilizzare bene il diaframma. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.